Bentrovati. Vi presento la mia versione del cappello da pescatore con la lavorazione granny o pescatore granny hat. Questo è il cappello che andremo a realizzare. Questo è stato lavorato con un filo di raffia in pura cellulosa naturale. Non è la solita raffia schiacciata, ma come potete vedere è un filo tondo, ritorto, e che ho lavorato con l'uncinetto del numero 3. Per farvi vedere l'esecuzione andrò ad usare un filo di scozia doppio ritorto numero 5, anch'esso lavorato con l'uncinetto del numero 3. E vi faccio vedere come, a parità di uncinetto, il filato sia leggermente più sottile. Per questo è molto importante fare il campione con il filato che andrete ad usare. Questo perché ci potrebbe essere una variazione nei giri di lavorazione per raggiungere i centimetri che vi servono. Qui, per terminare la calotta, mi sono bastati 7 giri e 2 giri di aumenti. Questo per il cappello di raffia. Con il cotone invece ho dovuto lavorare 10 giri e 4 giri sono stati gli aumenti per raggiungere il diametro che mi serviva. Vi farò vedere l'esecuzione del lavoro con il filo di cotone e lo lavorerò con l'uncinetto del numero 3. Naturalmente, se voi andrete ad usare lo stesso uncinetto, potrebbe capitare che il filato abbia una resa diversa, per cui dovrete fare le vostre variazioni aumentando o diminuendo i giri che vi serviranno per raggiungere le vostre misure. Allora, misure alla mano, quelle che avete sviluppato in base alla vostra circonferenza testa, andiamo a realizzare la calotta. Naturalmente, in base al filato che andate ad usare, anche se lavorate con lo stesso uncinetto che ho usato io, il numero 3, potreste avere un risultato diverso, perché sapete che ogni filato ha una resa differente, anche per il modo di lavorare che abbiamo e per la tensione che diamo al filato. Vado a prendere il mio primo colore, andiamo a fare il nostro cerchio magico. Estraiamo il filo e ci agganciamo con un punto catenella. I giri li andiamo ad avviare con la maglia alta ritorta. Vi faccio vedere quest'altro modo, già sul canale ne trovate qualcun altro. Allungo leggermente la mia solina, faccio una torsione verso il dietro passando sotto al filo, entro nell'occhiello magico, estraggo il filo, vedete che il dito è sempre sulla solina iniziale. Carico il filo adesso e vado ad estrarre una volta, due volte e chiudo il mio punto alto. Se voi non riuscite, lavorate tranquillamente le catenelle iniziali in base al punto, 3 catenelle per il punto alto, 2 per la mezza maglia e 1 per il punto basso. Una catenella, carico il filo, rientro nell'occhiello magico e vado a lavorare un secondo punto basso alto, catenella, e continuo lavorando altri 8 punti alti separati da una catenella. Alla fine del giro dovremmo avere 10 punti alti e 10 spazi. Andiamo a chiudere il primo giro, stringiamo la codina dell'anellino magico. Vi ricordo poi di andare a fissare per bene la codina o con l'ago o infilatela con l'uncinetto per bene all'interno delle maglie, altrimenti correte il rischio che si possa disfare. Andiamo a prendere le due asoline del punto alto ritorto che noi abbiamo fatto
prendo, vedete, questa è molto, è più lenta. Voi poi ci prenderete la mano e vedrete che sarà uguale a tutte le altre maglie. Andiamo a prendere come solito le due asoline superiori che chiudono la maglia. Estraggo il filo e chiudo con una maglia bassissima. Va bene? Questo modo di iniziare i giri, soprattutto in tondo, fa sì che la chiusura a giro sia invisibile. La codina, volendo, possiamo anche nasconderla in fase di lavorazione. Quindi do una catenella, allungo l'asola e andiamo a cominciare il giro con la nostra maglia alta ritorta. Tengo sempre fermo il filo sull'uncinetto con il dito, faccio una torsione verso il dietro, entro nel primo spazio. Quello che abbiamo chiuso adesso, vado a prendere il filo di nuovo, carico, chiudo 2, carico e chiudo 2. Il tenere fermo la prima solina fa sì che non si vadano ad allargare. Fate un poco di pratica e vedete che non è molto difficile. Carico di nuovo il filo. Mi porto la godina da nascondere sull'orlo del primo giro, carico il filo, dicevo, rientro nello stesso spazio e lavoro il mio primo aumento. Carico di nuovo il filo, vado nello spazio successivo e lavoro due punti alti e continuo in questo modo per tutto il giro, lavorando due punti alti in ogni spazio. Quando entriamo nello spazio, passiamo anche sotto al filo da nascondere. Se dobbiamo cambiare il filo frequentemente, possiamo anche non tagliarlo. Ad esempio, se lavoriamo alternando un giro sì e un giro no con i vari colori, possiamo anche non tagliare il filo e ce lo portiamo dietro. Massimo lo potete fare per due giri, altrimenti poi il filo che vi portate dietro si nota sul rovescio del lavoro. Evitare di tagliare il filo, quando andate a cambiare il colore, potete fare in questo modo. Dopo aver lavorato l'ultimo punto, si entra nelle due asoline superiori del punto di inizio giro, come se noi volessimo chiudere il giro, si estrae l'asola, si prende il nuovo colore, in questo caso io devo usare il bianco, lascio un poco di codina che poi andrò a nascondere in fase di lavorazione e chiudo il punto come se stessi lavorando con lo stesso filo. Stringo la codina del filo che devo lasciare, do una catenella per fissarmi e ricomincio con la mia lavorazione. Abbiamo fatto il cambio colore, in questo caso io vado a tagliare il grigio perché lo devo reinserire fra 3 o 4 giri. Se voi invece dovete alternare i colori in ogni giro, potete anche non tagliare il filo, ma quando avrete chiuso questo giro che andremo a lavorare, lo chiudete con il filo che avete sospeso, così come vi ho fatto vedere, e riprendete la vostra lavorazione. Quindi vado a tagliare il grigio. E ricomincio con il terzo giro e il colore bianco. In questo terzo giro andremo a lavorare in ogni spazio che abbiamo tra il gruppo di aumenti, andremo a lavorare
tre punti alti. Cominciamo il giro con la nostra maglia alta ritorta. Entro nello spazio, vedete, nello spazio che abbiamo tra i due gruppi di maglia alta, lavoro il primo punto, rientro, lavoro il secondo, vedete che mi sto nascondendo anche la codina, e lavoro anche il terzo punto del primo gruppo. Stiamo lavorando il terzo giro. Continuiamo la lavorazione per tutto il giro con 3 punti alti in ogni spazio. Chiudo il terzo giro con il punto bassissimo sulla maglia iniziale. Io continuerò con il bianco e nel quarto giro andremo a fare un altro giro di aumenti. Tenete la tensione di lavorazione morbida, altrimenti il lavoro tenderà a coppare. Fate anche attenzione al cambio filo, a non voltare il lavoro, altrimenti vi ritroverete a lavorare sul rovescio. Il rovescio è riconoscibile, i punti sono più schiacciati. Questo è il rovescio e questo è il dritto. Andiamo ad avviare il quarto giro. Maglia alta ritorta, entro nello spazio che ho appena chiuso e lavoro 2 punti alti. Carico il filo, vado sulla seconda delle 3 maglie alte successive e lavoro un altro aumento. Con 2 maglie alte lavorate nello stesso punto. Carico il filo adesso, vado nello spazio che c'è tra i due gruppi di maglie e lavoro 2 punti alti e continuo in questo modo per tutto il giro, lavorando l'aumento nello spazio e sulla seconda del gruppo di 3 maglie alte. Il giro lo chiuderemo sempre con il punto bassissimo. Se voi dovete fare il cambio filo, sapete come fare, oppure continuate con il filo che avete deciso di usare. Ho terminato il quarto giro e questa volta ho tagliato il filo per introdurre il nuovo colore in base alla sequenza del mio campione. Vedete, ho terminato i due giri di bianco, adesso introduco il nero e ho spezzato il filo perché il bianco lo vado a reintrodurre fra 2 giri, quindi mi veniva troppo lungo il filo dietro da portare appresso. Faccio il nodino con il nero, voi fate il cambio colore come meglio vi trovate, spezzando il filo o portandovi il filo dietro, ma se vi portate il filo dietro fatelo massimo per un paio di giri, altrimenti dietro il lavoro non risulta pulito. Entro nel primo spazio, quello immediatamente prima della chiusura, porto fuori il filo nero, mi aggancio con una catenella, le codine le porto in avanti per andarle a chiudere nella lavorazione e ricomincio con una maglia alta ritorta, entro nello spazio e lavoro il primo punto, carico il filo, rientro sempre nello stesso spazio e vado a lavorare altri 2 punti alti, 1 e 2. Ti carico il filo, vado nello spazio successivo che ho tra un aumento e l'altro e vado a lavorare altri 3 punti alti. In questo giro non facciamo aumenti, ma lavoriamo 3 punti alti in ogni spazio che c'è tra un aumento e l'altro. Carico il filo, vado nello spazio successivo e continuo. Il giro lo andrò a chiudere con la maglia bassissima sul primo punto
di lavorazione. Ho terminato il quinto giro, ho di nuovo tagliato il filo perché vado a reintrodurre il grigio. Nel sesto giro andremo a lavorare come il quinto, 3 punti in ogni spazio. Entro sempre nello spazio prima della chiusura, mi aggancio, do un punto catenella e ricomincio. Questo giro, il sesto, è uguale al quinto, 3 punti alti in ogni spazio. Terminato il sesto giro, il settimo andremo a fare ancora degli aumenti, ma li facciamo diversamente da come li abbiamo fatti finora. Il primo punto è sempre un punto alto ritorto, entro nello spazio che ho appena chiuso e lavoro un punto alto. Carico il filo, rientro nello spazio e vado a lavorare altri 2 punti alti. Una catenella di separazione e questo sarà il nostro aumento. Carico il filo, vado nello spazio successivo e lavoro 3 punti alti. 2 e 3. Ho preferito usare 2 tipi di aumenti diversi per mantenere bene in piano la lavorazione e non farla sbarellare, perché ho provato facendo in questo giro gli aumenti come li abbiamo fatti nel quarto giro e mi veniva troppo ondulato, quindi ho optato per la catenella di separazione tra i gruppi di maglia alta. Continuo il giro con la catenella di separazione che è l'aumento, i 3 punti alti nello spazio e stiamo lavorando il settimo. Che andremo a chiudere con un punto bassissimo sul punto iniziale. Io mi sono portata avanti e ho terminato la calotta. Vi ho lasciato al settimo giro in cui stavamo lavorando 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti lavorati nello spazio. L'ottavo giro è uguale al settimo, quindi nello spazio andrete a lavorare 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti nello spazio successivo. Nel nono giro ho rifatto gli aumenti che abbiamo fatto per il quarto, andando a lavorare 2 punti alti nello spazio, 2 punti alti sulla seconda maglia del gruppo di 3 sottostante. E ho continuato così per tutto il giro. Nel decimo giro ho lavorato 3 maglie alte per ogni spazio e ho concluso la lavorazione della mia corona perché ho raggiunto i centimetri della mia circonferenza. Terminati i giri di lavorazione per raggiungere il diametro della vostra circonferenza testa o corona del cappello, il lavoro deve essere perfettamente in piano. Vedete, il mio aderisce perfettamente al piano. Io per la mia corona e 18 cm di diametro ho fatto 10 giri di lavorazione. Se voi dovete fare qualche giro in più, l'undicesimo giro lo fate uguale al decimo, quindi 3 punti alti in ogni spazio. Il giro successivo, se avete bisogno ancora di allargare, aggiungete una catenella di separazione ai gruppi di maglie alte, facendo 3 maglie alte nello spazio, una catenella di separazione, 3 maglie alte nello spazio successivo. Se avete bisogno di giri in meno, fermatevi al giro in cui, misurando con il metro, avrete raggiunto la vostra misura. In tutte e due le ipotesi, l'ultimo giro deve sempre essere quello con le 3 maglie alte
lavorate in ogni spazio e senza le catenelle di separazione. Per raggiungere i 18 cm del mio diametro ho lavorato 10 giri. Continuerò adesso per la parte retta lavorando senza fare più aumenti. Abbiamo concluso la prima parte, che è la calotta, e prima di iniziare la parte retta andremo a fare un giro di assestamento. Vi ho lasciato con l'ultimo giro, che era quello di maglie alte lavorate nello spazio, maglie alte che dovevano essere a gruppi di 3 e senza catenelle di separazione. Io ho terminato la lavorazione della mia corona con il decimo giro. Nell'undicesimo sto lavorando punto su punto, senza fare più nessun aumento, un mezzo punto alto in costa retro, cioè vado a lavorare soltanto nella asolina posteriore del punto che ho del giro precedente. Per chi non sa lavorare in costa retro, vi faccio vedere come fare. Carico il punto, vedete che abbiamo una e due asoline. Questa è per la lavorazione in costa davanti e questa è dietro, e per la lavorazione in costa dietro. Io sto lavorando entrando solo nella asolina che ho dietro una mezza maglia su ogni punto sottostante. L'undicesimo giro è un giro di assestamento. Il giro lo chiuderemo con il punto bassissimo sulla maglia iniziale. Io il cappello l'ho terminato, ho lavorato anche la tesa e inserito il filo di sostegno, e adesso vi dico come procedere per la parte retta e per la tesa. Lavorato l'undicesimo giro, quello di mezza maglia alta punto su punto, abbiamo concluso la lavorazione della corona. Partendo dalla chiusura del giro, nel primo punto andrete a lavorare 3 punti alti, lasciate liberi 3 punti di base, nel punto successivo andrete a lavorare 3 punti alti. Questo è il primo giro per la lavorazione della parte retta ed è anche il dodicesimo giro. Tutti i numeri sono sempre riferiti alle mie misure. Quindi, terminato questo primo giro per la parte retta, in cui andiamo a recuperare i gruppi di 3 maglie alte, come vi ho spiegato prima, i giri successivi li andremo a lavorare semplicemente con 3 punti alti in ogni spazio disponibile. Per la parte retta io ho lavorato un totale di 10 giri. Terminati i 10 giri per la parte retta, che corrispondono ai miei 9 cm, ho iniziato la lavorazione della tesa. Nel primo giro, in cui ho iniziato la lavorazione della falda e che corrisponde sempre per le mie misure al 17° giro, nello spazio ho lavorato a inizio giro 3 punti alti nel primo spazio, ho lavorato un secondo gruppo di 3 punti alti nello spazio successivo e dopo ho fatto l'aumento. Praticamente in questo giro andremo a lavorare un aumento che è composto da 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte nello spazio ogni 2 blocchi di 3. Vedete? I 2 blocchi singoli e l'aumento.
i due blocchi singoli e l'aumento. E questo è il primo giro per la lavorazione della tesa e che mi corrisponde al 17°. Poi ho lavorato dal 18° giro, che è anche il secondo per la lavorazione della falda, un gruppo di 3 maglie alte in ogni spazio disponibile. Nel terzo giro ripetiamo gli aumenti del primo, ma ogni 3 blocchi singoli. Ripetiamo il secondo giro per altre 3 volte, per un totale di 6 giri. Terminato l'ultimo giro per la lavorazione della falda, ho lavorato un giro di punti bassi in cui ho inserito il filo di sostegno. Ne ho lavorato un secondo, sempre a maglia bassa, punto su punto, inserendo ancora un altro filo di sostegno, e poi ho dato 2 giri di rifinitura nei colori del cappello, uno in grigio e uno in nero, lavorando un punto basso in ogni punto disponibile. E il nostro cappello è terminato, e con l'inserimento del filo di sostegno vedete che la tesa non sfarfalla, ma è bella distesa. Spero che il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e condividete. Io vi aspetto per i prossimi video. Sul canale trovate il cambio filo e tutti i video che possono essere utili per la lavorazione di questo cappello, compreso l'inserimento del filo di sostegno.